Sì, mi sono tornata con un nuovo video, si tratta di un video haul. E la mattina, io quasi tutti i video li giro la mattina, però qua è nuvoloso, è brutto, niente di che. Quindi non sono truccata perché devo uscire al pomeriggio, devo andare a fare l'animazione per un compleanno. E francamente adesso mi sono messa un po' a studiare, a rivedere un attimo delle cose che dovrei fare in teoria domani diciamo, alla mia prova di colloquio, alla mia prova di una ditta. Vi faccio vedere le cose che ho acquistato ultimamente. Sono un pochino di cose. Iniziamo dal mercato. Sono andata al mercato con mia sorella principalmente per vedere se trovo un costume a mia mamma. Gliel'abbiamo trovato, grazie a Dio. Ho preso questa magliettina, sole 5 a 4 euro. L'ho messa al contrario. 4,90 euro. Allora, è fatta così, molto corta, con retina. E sotto praticamente ha sempre. La faccio vedere da qua. Ha una magliettina in cotone, ecco, è elasticizzato ed è particolare perché vedete è questa forellata color Tiffany con le stelline, molto carina, soli 4,90 euro. Ho detto ma sì, prendiamola. Poi ho preso un'altra maglia, però ce l'ha la mia mamma perché l'ho presa per lei, quindi ce l'ha lei. Poi ho preso questo aggeggio qua perché volevo uno di questi cosi per metterci le borse, quelle che tengo a portata di mano che voglio cambiare ogni volta che voglio cambiare. E sono questi sacchi qua che in teoria sono per i bambini, che ne so, insomma. Ecco, quello che ho preso io è questo qua, questa fantasia qua azzurra con i fiori. È ancora chiuso, ho aspettato a fare il video per aprirlo. Comunque questo l'ho pagato 3 euro, una cagata. Poi tutto un po' misto, però adesso ci arrivo. Dal bazar del centro commerciale di Gavirate ho preso tre cosine. Ho preso questo Uniposca, diciamo, a un tratto è un indelebile nero, a punta così, perché sto facendo la coccarda per la mia nipotina, poi ve la farò vedere, e quindi ho voluto prendere quelle. Poi mi sono presa questi acquarelli sempre per fare la coccarda a mia nipotina, e costa 2,99 euro. Perché chi non lo sa, fra 10 giorni mi nasce la nipotina, quindi finalmente esce una femmina! Yeah! Poi ho preso questo aggeggio qua, che volevo prendere da Avon, però effettivamente qua l'ho trovato a 3,99 euro. Questa manina ho preso questo, che è questo aggeggio che si appende tipo, metto dritto, alla porta, e ha tutte queste tasche, cioè due ganci per appendere a tutte queste tasche. Perché l'ho preso? Perché in teoria se non trovo lavoro effettivo, spero, però se non trovo lavoro effettivo, comunque a giugno dovrò andare al camp estivo per i bambini, e insomma nelle camere dove saremo. Sarò una delle animatrici, in realtà sono la cuoca, però vabbè. Ci sono i bagnetti, bagnetti con tipo il bagno, lavandino, bidet, quindi non c'è molto spazio. Allora pensavo di appendere questa alla porta per tenere le cose del bagno, almeno lì, anche per il mio ragazzo. Quindi ho preso per 3,99 euro. Poi comunque lo userò anche qui, quindi fa niente. Poi invece da Moreno di Besozzo ho preso questa scatolina molto molto carina. Guardate che carina, con i gufetti, così, l'ho presa così solo perché era molto carina, l'ho pagata soltanto 1 euro, molto bella. C'è andata mia sorella, doveva andarci mia sorella per prendere le cose, ho approfittato, ho preso questa io. Poi mi sono presa un rotolino di scotch, questi qui di scotch a 1 euro, tutti colorati. E poi ho preso al prezzo di 1 euro 3 ombrettini della Maybelline, perché erano scontati che questa collezione è andata via. Non capisco perché tipo ci sono i prezzi, questo 50 centesimi, questo 30, questo 30, però alla fine ne ho pagati 3 a 1 euro. E sono colori che io ho già e ho preso per voi. Vabbè, allora questo qui verde, questo qui color rosato champagne e questo qui marrone taupe, e li ho presi per voi per mettervi in un giveaway. Sapete che io penso spesso a voi. Poi ho preso da Allora, da Bottega Verde ho preso solo una cosina. Avevo lo sconto del 50%, ho approfittato e ho preso il doposole che adoro,
che è questo qua. Mi mancava solo il doposole, mi manca a me. Quindi lo prendo. In realtà ce l'ho, però ce n'è uno che non mi piace. Sempre di... È buono l'odore, ma non mi piace quanto questo. Quindi potevo averlo al 50%, l'ho pagato 6 euro, l'ho preso. È il crema gel doposole rinfrescante, che madonna ragazzi, è cocco e papaya. Cosa non è questo doposole? È qualcosa di spettacolare, troppo buono. Sono 200 ml e ho già provveduto prontamente a farlo cadere, mi si è rotto qua. Jessica, sei troppo ganza. Poi sono andata da OVS, sempre del centro commerciale di Gavirate, e ho preso, ero andata lì per vedere le nuove cose di Essence, ma alla fine ho trovato... Ma è quella luce che scema, scusatemi. Tanto mi vedete lo stesso, no? Aspettate. Ok, così c'è più luce. Ho trovato soltanto della nuova roba questo qua. Il mascara per sopracciglia era l'ultimo di questa colorazione, poi c'erano quelli più chiari che è il 02 Brownie Brown, che è questo marrone. Faccio vedere tipo che marrone è, marrone scuro, insomma castano, che va bene per me. Dov'è? Qua. E niente, lo proverò, non so, 2 euro qualcosa, non lo so. Poi sono andata, siamo andate al centro commerciale di Coquio. La giornata di shopping e da Wet n Wild ho perso la capoccia. Ho preso su tutto quello che vedrete, ho avuto lo sconto del 30%. Ho preso questo ombrettino in glitter perché già ne avevo preso uno sul bianco super glitteroso. Ho preso questo qua che è il Destination Distortion, che è questo qua. Cioè, ditemi che non è uno spettacolo, ragazzi, è troppo bello. Non sto a aprirvelo, ragazzi, perché tanto. Luccichio mono si chiama. E vabbè, questo qua di questo colore teal. E l'ho pagato 1,90 euro tipo. E poi ho preso tre rossettini. Ok? Ho preso il. Tutti... Aspettate che li apro. Allora, ho preso il Bare It All. Ed è praticamente un nude. Adesso no, sguacciamo. Questi di Wet n Wild a me piacciono tanto perché comunque sono cremosi, ma danno un effetto matte sulle labbra, quindi mi piacciono. Ed è questo nude che vi ha un po' di mattone all'interno, però comunque più nude che mattone, molto carino. Poi ho preso il Mauve Huta Here. In inglese fa schifo, io devo mettere lo smalto, scusami, questo qua che è un color malva, diciamo, rosato malva. Io odio queste aperture di rossetto. Questo qua, mettiamolo a fianco. E guardate che carino, è un color malva molto rosato, molto bello. E poi l'ultimo è il Smoothing Hot Pink, che è dovrebbe essere un fucsia a sto giro. Io giro con la paura che se tiro rompo, rovino il rossetto. Questo qua, mamma mia, che roba, spettacolo! E sono questi tre qua. Poi, sempre da Wet n Wild, ho preso questa. Questa l'aveva fatta anche Sephora, però costava di più. Io l'ho pagata 15 euro. Sono ero 14,90 alla fine con lo sconto e tutto. Ed è questa qui. Che, vabbè, vi apro. Aspettate. Ok, davanti c'è scritto questo, c'è la pellicola Wet n Wild Fergie Fergie. Ok, fatta così, c'è il suo specchio e poi ha tutti questi ombretti nella parte centrale. Da questa parte ci sono tutti gli ombretti glitterati e la fila d'eyeliner e dall'altra tutti i gloss e rossetti, è davvero bellissima. Poi è un buonissimo profumo. Ho voluto provare a prenderla. Perché c'era lo sconto del 10, però io avevo un ulteriore sconto del 15%, quindi alla fine ne ho approfittato, l'ho voluta prendere. Come cavolo ti chiudi? Ok, quindi questa. Ok, poi da acquasapone ho comprato questi qua. Vabbè, adesso li faccio vedere poi. Li pesco in disordine, sono nel sacchetto. Ho comprato ancora questi porta rossettini perché adesso l'acquasapone ha questi qua in promozione. Io l'ho presa l'acquasapone di Tradate,
Questi qui porta rossetti semplici a 2,90 euro perché ho intenzione, quando andrò all'incontro, di comprarmi qualche rossettino MAC, quindi li vorrei tenere esposti. Poi ho preso quest'altro tipo di contenitore che ha sotto questo contenitore fatto così. Questo l'ho pagato 6,90 euro. Ero con mia mamma, alla fine ha pagato lei, quindi. Ed è questo qua, guardate che carino. Davvero, davvero carino. Con questo contenitore appunto qua sotto. Ragazzi, vi devo fare l'aggiornamento della mia postazione make-up. E appunto lo farò con il video in collaborazione, che vi ricordo, ho aperto una collaborazione, una mega collaborazione per chi voglia partecipare sulla postazione make-up, che verrà caricata il 10 maggio. Chi vuole partecipare, prego partecipi. Vi ricordo anche l'incontro a Milano, che si terrà sabato 9 maggio, alle 3 del pomeriggio, o alla Sephora, dietro il Duomo, oppure a Stazione Centrale, dipende dal tempo, però vi farò sapere in un video. Poi, ok, c'è un altro contenitore come quello lì dei rossetti, ne ho presi due a 2,90 euro. Poi ho preso delle spugne, queste qui, che io uso per la pulizia del viso. Questa è d'acqua e sapone, se meno di 1 euro, e questa qua invece, sempre meno di 1 euro, da CAD Igiene e Bellezza. Poi queste cose che vedrete le ho prese tutte da CAD Igiene e Bellezza. Ho preso questo mattitone della Scandalize, che è questo verde qua, e si chiama 007 Gossip Green. Ok, faccio uno swatch. Oddio, ok. È un verde particolarissimo, devo essere sincera, molto particolare. Lì sembra un verde spento, ma in realtà è molto luminoso. Carino, non ne ho colori così, quindi ci sta. Poi ho preso, allora, vi ricordate che avevo preso questa pochette qua? Mi ci sto trovando da Dio. Questa qua, sacchetto, l'ho presa uguale, ma fucsia, cioè parliamone. Tra l'altro l'ho presa che era 3,90 € scontata, quindi cioè, l'ho voluta prendere, cioè troppo bella, fucsia, spacchi. E poi ho preso, mi sono voluta prendere questa, la BB Cream più primer della Pupa. Questa è una crema idratante colorata più primer viso, uniformante, levigante, pelli miste grasse. Io sono una mista con zona naso grassa. Oil free. Speriamo. Ed è questa qua. È nella colorazione più chiara. È 001 nude. Non ve la apro. Comunque questa qua. E devo dire che è enorme, perché ha 50 ml di prodotto. È veramente grossa. Vi farò sapere. Poi, con la promozione che è arrivata della Pupa dei rossetti, ho preso tre rossetti, sì, ho fatto la promozione a mio ragazzo, a mio cugino e a me. Quindi tre rossetti dei nuovi Haim di Pupa. Ho preso il 412, che è questo bellissimo qua. Il packaging uguale, cambia soltanto appunto la scatoletta, che questa è uguale, ma è inserita dentro a questo aggeggio qua, che è molto carino, ma comunque non terrò, penso. Allora, il 400, abbiamo detto 12, che è questo fucsia fotonico rosa super shocking, che ha questo, lo metto di fianco al verde, il matitone verde, questo rosa qua, guardate che bello che è, mamma che profumo che hanno. Poi ho preso il 411 e poi il 413, 411, 12 e 13 ho preso, questo è l'11, gli altri erano dei colori chiari che E poi c'era un rosso. Questo non, è un rosso fucsia, direi. Questo qua, più un fucsia che un rosso, eh. È particolare come colore, perché swatchato sembra un rosso con dentro una grande percentuale di fucsia. Vedete? Ah no, si vede più fucsia, però dipende, anche da dentro molto rosso, però bellissimo veramente. Ero indecisa tra questo e l'altro rosso, alla fine ho preso questo. Anche l'altro rosso era bello, però.
E poi l'ultimo è il 413, quello che avete sentito nel mio cellulare che suonava, ovviamente. Ed è questo qua che è un altro fucsia, però questo qua è proprio fucsia, fucsia, fucsia. L'altro era sull'aranciato, ma era proprio bruttino, sembrava che evidenziava più le rughette, vedete, sono tutti e tre diversi. Rosa, fucsia rosso e fucsia, fucsia, fucsia. Molto, molto bello. E niente, ragazze, questi sono stati i miei acquisti. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, andate a vedere il video dell'incontro, vi aspetto in tante a Milano, anche se so che saremo, non saremo in tantissime, perché purtroppo ho beccato proprio il fine settimana giusto, però vabbè. E vi mando un grande bacio, un bacio ad Elisa anche, che ci sarà anche lei all'incontro, un bacione, ciao ciao ragazze!